Credi Crea, episodio numero 23. Ciao e benvenuti a questo episodio di Credi Crea. Mi chiamo Michela Mitrani e questo è il podcast che vi aiuta a produrre, pubblicare e pubblicizzare in modo indipendente le vostre opere. In questo podcast svelo quali strumenti usare per dare vita al vostro libro e quali risorse rendono più semplice questo processo. Oggi ho il piacere di chiacchierare con lo scrittore indipendente Francesco Zampa, autore della serie I racconti della Riviera, con protagonista il maresciallo Maggio. Francesco, benvenuto a Credi Crea e grazie per averci dedicato un po' del tuo tempo. Ben trovati, grazie a voi per avermi invitato. Francesco, parlaci un po' di te. Che tipo sei? Che cosa ti piace fare? Ma io credo di essere un tipo normalissimo, abbastanza tranquillo, lavoro, seguo la famiglia, ho quattro figli e sono un podista appassionato, maratoneta e di più ho sempre avuto questo hobby di vedere film e leggere molto, mi sono sempre un po' perso nell'immaginario delle storie. E all'inizio erano fumetti, poi libri, cinema, sempre tantissimo da quando ero piccolo e diciamo il modo di costruire storie che avevano certi autori così mi ha sempre affascinato e incantato, spesso più di una volta, sì. Questa è una cosa che stai dicendo, ti accomuna un po' a un altro intervistato che ho avuto, a Riccardo Bruni, un altro scrittore indipendente slash autore ibrido. Mi diceva che lui ama praticamente vedere serie TV dal punto di vista di ispirazione che può avere magari per alcune delle sue storie. C'è una serie TV che hai visto magari recentemente che ti ha veramente piaciuto, che consiglieresti di vedere? Allora ce ne sono tante. Allora, per quanto riguarda l'ispirazione, a me piaceva molto per esempio la vecchia serie di Law and Order per come sviluppare le storie. Ma come genialità delle storie, anche ultimamente, l'anno scorso per esempio, ho apprezzato tantissimo Fargo, sia la prima che la seconda serie, oppure anche Banshee, dove i ruoli erano completamente rovesciati. È stata una serie fantastica, oltre che con dei colpi di scena continui, insomma, ma l'idea iniziale così è stata geniale. Sarà geniale, sì, anche io sto vedendo delle serie adesso che stanno proprio stravolgendo dal punto di vista di mistero, thriller, sto vedendo adesso Homeland, sono appassionato ovviamente di fantasy, fantascienza, quindi Game of Thrones, Star Trek, quella roba lì insomma. Sì, beh io fantascienza un po' meno ma mi piace, mi piace quella classica, ho letto alcuni libri anche recentemente, Il giorno dei Trifidi, Gli invasati, che avevo già apprezzato da piccolo casualmente, quindi... belli, devo dire, molto belli, ecco. Senti un po', Francesco, parliamo un po' della tua arte adesso. Volevo chiederti, quando tu scrivi un libro, cerchi di comunicare un qualche tipo di messaggio oppure scrivi per il semplice piacere di farlo? Beh, diciamo che il piacere di farlo c'è, però mi piace anche parlare di qualcosa che mi appassiona. Non riesco a farlo, a scrivere qualcosa che sia fine a se stesso. In ogni mio libro c'è un'idea centrale che mi conduce dall'inizio alla fine e rimane sullo sfondo sempre e che io tengo sempre presente come filo conduttore, attorno alla quale costruisco tutti i personaggi, anche il protagonista stesso si muove sulle note di questa idea, diciamo. Ecco. Una volta è stata, mi piace parlare di prepotenza, mi piace parlare di ingiustizia, mi piace affrontare grandi temi come lo strapotere politico, come agisce sui prepotenti e poi naturalmente, cioè sulla gente comune, e poi naturalmente romanzare queste cose in modo che venga fuori anche, non dico un lieto fine perché spesso non viene fuori un lieto fine, però una possibilità in più di come le persone possano, comuni, possano combattere e contrastare cose apparentemente più grandi di loro, che poi alla fine in realtà non lo sono così grandi perché sono sempre altre persone che fanno le cose. E diciamo c'è c'è una mia passione di parlare di certi argomenti, ecco. Quindi vuoi dare, diciamo così, un messaggio che venga ricevuto in maniera distinta dai tuoi lettori?
Beh, ecco, diciamo che non è che lo scrivo per quello, però se c'è quello, costituisce l'anima delle mie storie, sì. Ecco. L'anima delle tue storie, mi piace questa qui. Un'altra frase che potrebbe essere twittata, diciamo. Ecco. Senti un po', sempre parlando di te come scrittore, tu come scrittore, qual è la critica costruttiva migliore che tu abbia mai ricevuto da lettori, famiglia, conoscenti, sconosciuti, qualsiasi cosa? Ma sono quelle frasi che mi buttano là, i lettori che sembra che secondo loro sembra che lo dicano così quasi imbarazzati perché non si sentono esperti, non si sentono, quando invece sono le cose più spontanee, quelle che dove ho trovato un aiuto. Per esempio, un lettore che non so chi è, in una recensione ha scritto, dice, il finale è un po' da Bignami. Mi ha fatto riflettere che effettivamente forse quel finale poteva essere lavorato meglio, elaborato meglio. Forse potevo migliorarlo, diciamo, ecco, poteva aver ragione. Altre critiche invece, quando sono mal motivate, non le considero perché forse si sente anche la mala intenzione di chi l'ha fatto, succede anche questo. Però un'altra mia amica, per esempio, mi ha detto, dice, mi sarebbe piaciuto un po' più di pepe. Lei aveva detto una cosa così. Da poco, invece non è una cosa da niente, c'è un po' più di pepe, significa che lei leggendolo gli sarebbe piaciuto, quindi lei è una lettrice come altri, gli sarebbe piaciuto un po' più di passione nella storia d'amore di sottofondo, una cosa del genere, insomma, e quindi una cosa da considerare perché lei rappresenta la lettrice media. E così altre cosette che via via io ho sempre considerato e mi rimangono un po' come l'anima, mi rimangono sempre lì e le tengo presente. Un altro amico mi dice un po' americano. Allora, mi ha fatto riflettere, dico, non è che ho esagerato un po', ecco, cose che mi indirizzano molto bene a mio modo di vedere, più di perlomeno finora di recensioni critiche molto severe che non ho avuto, ma oppure molto parlate, molto insomma traslitterate, ecco. Senti Francesco, ma come fai quindi tu a distinguere una critica motivata da una immotivata? E te lo chiedo perché è un argomento che ho toccato un po' anche con Carmen la Terza, parlando magari di persone che vogliono soltanto attraverso recensioni o commenti distruggere un'opera o far sentire magari male l'autore. Come fai a fare questa distinzione? Allora, io premetto che ho, diciamo, critiche distruttive non ne ho avute, tutt'al più ho trovato qualche volta una stella, così senza motivazione. Quello sono un dispetto, ecco, perché per quanto un libro possa essere scarso, non penso che nessuno che si sia impegnato a scrivere un libro, a farlo, a editarlo, a confezionarlo, a chiedere pareri a tante persone possa meritare una stella. Non, è come quella a scuola, anche il più somaro di tutti, se studia sempre, alla fine lui il 6 lo prende, diciamo. Quindi secondo me, e poi quelli che invece di malanimo che mettono la loro motivazione sulla recensione, secondo me si danno la zappa sui piedi, perché si capisce dalle parole quando la recensione è autentica, ancorché aspra, e quando invece è stata scritta così, solo per un dispetto oppure Dispetto. una stizza perché il libro magari non gli è piaciuto, allora volevano lasciare un'impronta indelebile, quasi per dire io l'ho comprato, invece non so quale meccanismo scatta. Io non ho mai fatto una recensione negativa neanche ai libri che non mi sono piaciuti. Io metto quasi sempre 4 o 5 stelle, anche se non mi piace, apprezzo lo sforzo dell'autore e capisco che non è, il fatto che non piace a me non vuol dire che il libro sia brutto, anzi. Ho capito, quindi cerchi di metterti ovviamente nelle scarpe dell'autore, non è che gli dai una coltellata alle spalle, riconosci che ha Ho fatto. coltellato le spalle, mai, ma anche riconosco che mi possa non piacere e che lui abbia detto delle cose che magari a me non hanno colpito, ma che comunque lui si sia impegnato. Ecco, cerco di cogliere altri aspetti Ho e ne capito. leggo dei libri che non mi piacciono, mi è capitato. Cerchi di metterti nelle scarpe dell'autore. Ottimo, ottimo. Senti, Francesco, parliamo di self-publishing adesso. Ho letto recentemente il tuo blog post intitolato Più libri, più liberi, è proprio vero, in cui racconti di un incontro organizzato a Roma nell'ambito della fiera della piccola e media editoria sul self-publishing. Ora, Sì.
Potresti spiegare ai nostri ascoltatori in che modo il concetto di indisciplinato legato al self-publishing, che hai spuntato proprio in questo incontro, ti abbia fatto riflettere? Allora, già in passato avevo letto un altro collega, tra virgolette, che commentava un incontrollato che era stato pronunciato da un editore alla stregua di questo indisciplinato che ho sentito io. Quindi un pochino mi aveva ispirato quella volta, un collega che non ricordo chi è. E, cioè, indisciplinato è una frase che, come dicevo, come ho detto nel mio blog post, non ho capito da chi dovrebbe essere disciplinato il self-publishing. Forse le case editrici hanno un ministero dell'edizione che disciplina, non lo so, il loro modo di agire, la loro funzione, come devono editare, in quale modo. Cioè, il mercato fa e sceglie, poi più che il mercato, il pubblico sceglie, i lettori scelgono. I lettori sono di tanti tipi. C'è chi piace la fantascienza, come dicevamo poco fa, chi preferisce thriller, chi vuole romanzi rosa. A casa mia nessuno ha letto i miei libri, tranne una mia figlia, credo. Mia moglie legge romanzi di altro tipo, più intimisti, a me non piacciono e quindi giustamente, cioè, che cosa dovrebbe essere disciplinato? Questa cosa dell'autopubblicazione, che io poi adesso chiamo autoeditoria perché si è evoluta e autopubblicazione è anche un po' riduttivo, anche perché in italiano si riduce ancora di più perché si pensa a autopubblicazione come autostampa, diciamo, ecco. Certo, Invece certo. self-publishing significa autoedizione, ma ecco, io parlo di autoeditoria. Adesso ho perso il filo della domanda, scusa, che... Ah, No, già. no, no, dicevi di indisciplinato, che è il concetto centrale del tuo post. Disciplinato. Cioè, l'autoeditoria in realtà è sempre esistita, non è iniziata adesso, cioè ci sono fior di autori che hanno iniziato la loro carriera producendosi in proprio, andando in giro a cercare il pubblico e poi magari hanno sfondato, come ci sono fior di autori che hanno girato per editori di rango e non hanno trovato chi li pubblicava se non dopo anni e poi dopo sono stati rivalutati. Questo succede sempre in continuazione e dappertutto. Quindi il fatto che esista un mezzo tecnico che permette di stampare, di pubblicare le proprie opere in tutto il mondo invece che solo nel paese come si faceva prima, non, è solo un mezzo tecnico, appunto. Cioè è un modo che comunque permette in maniera semplice a chi ha qualcosa da dire di dirla. Quindi io non ci vedo niente di indisciplinato, perché dopo il pubblico decide e è severissimo, come dicevamo prima, con le critiche, eccetera, anche perché pagano per prendere il libro, quindi un autore coscienzioso, ma neanche coscienzioso, che tenga al suo lavoro, vuole presentarsi nella maniera migliore, quindi l'autodisciplina, secondo me, è la cosa migliore. Poi certo, se case editrici hanno altri mezzi, sanno editare probabilmente meglio, ma non è detto. Sanno confezionare sicuramente meglio, questo sì, perché hanno tipografie, hanno grafici, Più eccetera, che risorse. hanno risorse che non sono a disposizione, ma il libro, inteso come storia, può essere sicuramente fatto all'altezza di essere competitivo. E questa è la mia aspirazione e la nostra aspirazione, cioè di produrre, proprio produrre in senso tecnico, una storia, un romanzo che sia all'altezza del pubblico, Più a libri, parte sì. ecco. Quindi l'indisciplinato è lui che dovrebbe spiegare come vorrebbe disciplinarci, insomma, perché tanto c'è una scrematura che è automatica, perché adesso sì, è vero che sono aumentati i libri autopubblicati, ma chi sono quelli che continuano a vendere con continuità? Io questo libro che adesso, potremmo parlare più avanti, è uscito con un quotidiano, sono 4 anni che è in vendita e via via vende sempre, cioè significa che ogni mese, ogni settimana, ogni giorno c'è un lettore nuovo che lo trova, che lo scopre e lo compra, e questo per me è la cosa più emozionante, il fatto che uno sconosciuto da qualche parte nel mondo lo scelga tra tanti e sia disposto a pagarlo per leggerlo. Quindi indisciplinato, io lo chiederei a lui come vorrebbe disciplinarmi, ecco. Io
Io consiglio fortemente ai nostri ascoltatori di leggere questo post che Francesco ha scritto: più libri, più liberi. È proprio vero, lo consiglio fortemente. Ancora è stata ripetuta il concetto, questo concetto di indisciplinato, che hai spiegato molto bene nella risposta, e hai spiegato appunto che c'è questo adesso meccanismo di mercato che piano piano, diciamo, possiamo dire, falcia via o fa in modo che gli autori siano molto più interessati ad avere un prodotto che possa competere con altri dal punto di vista qualitativo. Senti, Francesco, tu pensi che il self-publishing abbia influenzato la tua esperienza di scrittore? E se sì, in che modo? Ma influenzato, diciamo che mi ha fatto crescere, che mi ha messo di fronte alle mie reali possibilità. Mi ha detto, cioè, sono un, come per dire, puoi farlo, puoi scriverlo, puoi pubblicarlo, quindi vediamo cosa sai fare. Cioè, come quando una persona si trova maggiorenne di fronte alla vita e prende coscienza di sé. Quindi mi ha influenzato in questo senso, come produttore, come scrittore, in senso stretto, come creatore, no, come modo di scrivere, però mi ha dato la convinzione e la forza di andare avanti, sì, perché ho potuto vedere un riscontro immediato. E non si parla di cifre come possono parlare grandi autori, ma io in pratica ho venduto le copie praticamente finora, fino a poco tempo fa, con il passaparola, quindi però, come dicevo, ogni lettore che prende il tuo libro in realtà è una conquista, perché è una persona sconosciuta che ti ha scelto tra tanti altri, avrebbe potuto comprarlo. Quindi mi ha dato il modo per mettermi in gioco e mi ha fatto crescere. Questo sì, mi ha fatto crescere, perché ogni volta poi c'è stato il miglioramento. Io posso dire che da un libro all'altro sono stato incentivato, ma non solo dalle critiche, anche da me stesso, a fare sempre meglio, e questo mi è successo costantemente. Certo, questa è una cosa interessante. Quindi come diremmo qui nel mondo anglosassone, ti ha dato confidence, ha creato un tipo di confidenza, insomma, in te stesso e nelle tue abilità. Senti, Francesco, circa 4 anni fa, in un'intervista con Rita Carla Francesca Monticelli, la famosa autrice indipendente, parlando di self-publishing, notavi come, e cito: credo che il futuro sia roseo per noi autori indipendenti. Prevedo una crescita del movimento spontaneo, al quale le case editrici dovranno dedicare maggiori risorse. Francesco, pensi che le tue previsioni si siano avverate? Ma questo non lo so, non ho molto polso degli altri. In parte credo di sì, perché adesso non ricordo la situazione di 4 anni fa, ma io perlomeno, cioè, non ne ero a conoscenza, ma non avevo notizia di autori che avessero, non dico sfondato, ma fossero arrivati a un certo livello di vendita, a un certo livello di notorietà, a un certo livello anche di impresa di editoria, come per esempio Riccardo Bruni, che ho conosciuto qualche mese fa, o come anche Rita Carla Monticelli. Oggi invece posso dire che tra tutto il movimento che c'è stato, qualcuno è venuto fuori, o perlomeno ognuno si è specializzato trovando una strada sua personale, con la sua esperienza, con le risorse che ha avuto a disposizione proprio da imprenditore. Risorse intendo tutto: il contesto, le conoscenze, le possibilità date dall'ambiente dove ha operato, dal genere dei libri che tratta. Per esempio, Carla, che è molto attiva sul web e scrive fantascienza e ha conoscenze, dico, in tutto il mondo, ma nei due continenti di sicuro, lei è stata pubblicata con Amazon Crossing, un risultato notevole, insomma. Editori, questa è una cosa molto americana, il fatto che dal niente si riesca ad arrivare, e io la vedo una cosa molto positiva, non ci sono limiti qui in questo. La vedi come una tendenza positiva, certo.
Non voglio adesso fare la solita storia delle raccomandazioni, così, però insomma, se uno c'ha conoscenze forse riesce a pubblicare. Ma una cosa che a me non ha mai interessato, perché non sono mai andato a cercare per conoscenze di pubblicare il mio libro, perché è una cosa che poi non ha senso, perché io voglio essere conosciuto, perché riuscirò, volevo, no? Essere conosciuto per quello che scrivo, non perché mi pubblicano, perché c'è la casa editrice che poi magari dopo si disinteressa, perché avendolo fatto per altri motivi. Quindi, meglio un lettore al giorno conquistato sul serio che in altri modi. Ed ecco, ritorno al discorso da cui ero partito. Riccardo Bruni, per esempio, lui ha raggiunto una produzione ibrida, cioè lui da self ha avuto successo, poi ha avuto la possibilità di pubblicare, qualcosa ha pubblicato. E qualcosa continua a fare come self, ma lui si può dire che sia affermato, sta andando avanti, insomma, è venuto fuori. Poi c'è Giulia Bayman, anche lei ha fatto self, ha fatto traduzioni, venne nel mondo anglosassone, è stata spesso prima nelle varie categorie di Amazon. Insomma, questi sono risultati autentici. Io nel mio piccolo ho seguito un'altra strada, perché non essendo molto pratico sul web, oltre Facebook o Twitter, avendo visto che in un periodo funzionava, in un periodo no, e io non ne capivo i meccanismi, era molto anche imprevedibile. E poi rivolgendomi anche una cosa, questa che credo di aver scoperto, a un pubblico tradizionale, che quindi non è che va tanto su Facebook o su Twitter, però segue i gialli tradizionali, come possono storie tradizionali come possono essere le mie, non legate a mode del momento come le 50 sfumature o come un certo tipo di fantascienza o di fantasy, soprattutto, che va molto adesso. Esatto, credo che quando tu hai sottolineato il fatto che ci sono nomi e cognomi e foto e persone che stanno avendo successo, come dicevi Carla, Riccardo, Giulia, molti altri ancora, stai Tu sono rispondendo gli altri che non ho citato, ma ce ne sono altri, sì, certo, adesso mi vengono in mente tutti. ma stai rispondendo, secondo me, in modo efficace a questa domanda, che è una tendenza, dicevi 4 anni fa, quando c'è stata quella famosa intervista tua con Rita Carla Francesca Monticelli, non c'era o non si vedeva almeno questa tendenza. Sembra che ci sia una crescita costante di questo movimento e di persone con una faccia, anche in Italia, che stiano avendo una influenza nel panorama editoriale italiano e mondiale anche. Senti, adesso ti faccio una domanda che è collegata a Sì. quella di prima. Non parlo del passato, ma voglio parlare del futuro, secondo te. Quindi è una specie di esercizio di prognostica. Francesco, che cosa credi che accadrà nel panorama del self-publishing nel futuro prossimo, magari fra 5-10 anni? Ma io non vedo, diciamo, grosse rivoluzioni a favore né contro il self-publishing. Vedo una cosa che si affiancherà dopo il trauma iniziale. Per altri, perlomeno, per altri che Trauma è la pensavano parola giusta, mi piace, trauma. tenere tutto il monopolio e di aver diritto di detenerlo, soprattutto. Dopo superato questo, penso che ci sarà un accomodamento come quando inventarono la televisione al posto del cinema, che pensavano che sarebbe andato a sostituire il cinema, e non è stato così. Quando tutti e due pensavano che avrebbero soppiantato la radio, e non è stato così. Quindi ci sarà un consolidamento di questa cosa, il self-publishing, gli autori si specializzeranno e le case editrici gli dedicheranno maggiore attenzione, andranno a cercare non solo per fare scouting, ma anche per fare cose più ibride, come per esempio quella potrebbe essere quella che ho realizzato io proprio in questo mese di gennaio, che ho accennato prima, con il Corriere dell'Umbria, che è un quotidiano locale. Mentre io cercavo, proprio per trovare nuovi lettori, volevo fare dei preventivi per ordinare delle stampe e fare una distribuzione per conto mio, quindi cioè, proprio occuparmi proprio del lato editoriale in senso stretto. Certo. Casualmente mi sono incontrato con una casa editrice che era anche tipografia alla quale mi ero rivolto per il preventivo, che mi conoscevano così vagamente. Gli ho parlato dei miei progetti, mi sono presentato con una dote di alcune migliaia di copie, gli ho riferito la mia storia, gli ho detto che cosa stavo facendo, che trend hanno avuto i libri, il primo in un modo, il secondo
che sono seguiti tutti, diciamo, a ruota nelle vendite, quindi con costanza, diciamo, si sta evolvendo questa cosa. E loro mi hanno detto: lo facciamo insieme, lo facciamo insieme. Quindi abbiamo raggiunto un accordo, abbiamo fatto una nuova edizione del primo libro. Io ho mantenuto il controllo di tutte le mie edizioni, cioè di tutto il mio lavoro, non è andato perso, anche perché io ho speso del tempo, cioè mi sono costruito una reputazione, una credibilità con questo che ho fatto finora, e non volevo rinunciare a tutto. Certo. Loro erano interessati a espandere la loro produzione perché facevano un altro tipo di edizioni, e quindi ci siamo trovati insieme. Il libro è stato ripubblicato, adesso sono andati dietro mio suggerimento, ma anche questo è andato subito bene, e quindi si vede che la cosa era interessante per tutti. Hanno proposto di fare un abbinamento come si fa qui in Italia, non so se si fa in Canada, spesso i quotidiani escono con un abbinamento, un libro, specie i grandi quotidiani. Fanno una collana, che ne so, i grandi scienziati, la storia della letteratura. I quotidiani più piccoli non possono fare questo. Però una proposta di un libro di un autore locale in crescita, da proporre, è piaciuta anche qui al Corriere dell'Umbria, e sono stati subito d'accordo. Quindi il libro è in edicola adesso, fino alla fine del mese. Mi dicono che lo vendono, ma io non sono ancora andato a chiedere niente, perché Scaramanzia, lo chiederò alla fine del mese. Però è un esempio, tanto loro lo sanno, l'hanno detto, cioè può darsi li vendi tutti, può darsi non ne vendi nessuno, quindi noi ci proviamo. Però il fatto che loro hanno creduto in uno sconosciuto come me, tutto sommato, perché loro erano abituati a un'editoria molto tradizionale, hanno semplicemente sposato la mia idea, quindi significa che autoedizione, self-publishing, cioè prodursi da soli, tutto sommato, non è una cosa così bislacca o farlocca come potevano pensare 4 anni fa, Sta ecco. diventando più nei canoni e secondo me quella che tu adesso hai descritto adesso è una storia di successo perché tu praticamente hai un curriculum vitae da autore indipendente che addirittura ha fatto fermare una casa editrice e ha detto: ah, questa è una persona che ha questo curriculum, ha venduto questo numero di copie, anche se è self-publishing, a noi non interessa niente perché a noi quello che interessa è la possibilità di vedere se c'è uno sbocco che aiuta entrambi. E tu, grazie a questo, hai dato una risposta che si sta traducendo in questo tipo di successo. E io, come i miei ascoltatori, ti facciamo il maggior in bocca al lupo che si possa. Grazie, E volevo chiederti proprio collegandomi a questo, tu hai progetti in cantiere adesso o altri libri addirittura d'arrivo? grazie. Allora, adesso ho proprio iniziato il 2 gennaio il sesto episodio di Racconti della Riviera del Oh, Maresciallo Zappa, ottimo, ottimo. maggio, che dovrebbe essere la conclusione di una trilogia, di una storia, diciamo, che è durata per gli ultimi 3 episodi. E poi dopo mi dedicherò al secondo volumetto, diciamo, una raccolta di racconti della serie Impossibili Possibilità, con cui scrivo dei racconti paradossali, sia per cambiare completamente genere, sia perché, ecco, mi piace farlo, mi piace cimentarmi appunto in un genere diverso, e anche proprio per provare altri Ti generi, piace ecco. sfidare te stesso? Mi piace, sì, mi piace. Beh, c'avevo delle idee e mi piace vedere come vanno a finire, insomma, ecco, perché il giallo, sì, mi è piaciuto, che neanche lo sapevo poi, però è così, volevo andare a vedere, insomma, altre cose, oltre che si affiancano un pochino, diciamo, a quegli altri due libri diversi che ho scritto, che sono un romanzo storico e un romanzo di formazione. Francesco, dove possono trovarti i nostri ascoltatori? Ah, io ho il blog, il Maresciallo Maggio, il blogspot, ma comunque basta googlarmi, credo che sia il primo io. Io suggerisco anche se volessero qualcuno, come ho fatto io, di contattarti via Goodreads, la mia risposta immediatamente è stato ottimo proprio. Ah, sì, anche in quel modo, sì, certo, è vero. Diciamo Francesco. Francesco, davvero grazie per il tempo che ci hai dedicato, un titanico in bocca al lupo a te e ai tuoi progetti futuri. grazie, speriamo bene, incrociamo le dita.
Spero che questo episodio di Credi Crea vi sia stato utile. Se lo è stato, aiutatemi a renderlo più facile da trovare, recensendolo su iTunes e condividendolo con amici e conoscenti. Questo è l'unico modo per aumentare la sua visibilità e permettere a sempre più persone di usufruire di questa risorsa. Se volete rimanere costantemente aggiornati su nuovi episodi, sui miei blog post o sulle mie pubblicazioni, potete abbonarvi alla mia mailing list su www.credinellatuastoria.com/iscriviti. Lo ripeto, è credinellatuastoria.com/iscriviti. Bene, vi lascio con un saluto e dandovi appuntamento al prossimo episodio. Fino a quel momento, ricordate, la vostra vita è una storia. Cominciate a raccontarla.